Benvenuti nuovamente qui sul mio canale con una live registrata dove però c'è la chat in diretta alla premiere. Abbiamo un nuovo, il solito ospite, Marco Casolino, che mi degna della sua presenza. E il nuovo solito ospite. Sì, il nuovo solito ospite. E noi questa volta parleremo di una festa sentitissima in Giappone, una festa come da noi veramente voluta e amata, che è il Natale. E la festa sentitissima, raccontacela Marco, questa festa veramente sentita del Giappone, il Natale. Ma loro hanno il Capodanno che svolge la funzione sia religiosa che dello stare in famiglia, che ha per noi il Natale. Il 25 e il 24 sono lavorativi o scolastici, di solito si va in vacanza il 26, quindi non c'è questo senso di festa in quei due giorni, che peraltro sono considerati il 25 soprattutto la festa degli innamorati, quindi non si va al lavoro, al limite appunto se sono delle coppie vanno a cena fuori, e se stai da solo ci sono anche dei ristoranti che organizzano cene per single, che comunque risparmi metà dei soldi, che come diceva Verdone è una cifra che è una signora cifra quando faceva gli scherzi con Mario Brega. Dopodiché comunque è una festa sentita, ovviamente per chi è cattolico è difficile poi conciliare i due aspetti, quello religioso con quello lavorativo, soprattutto se poi il Natale non capita di sabato o domenica, quindi non si può adempiere alle feste. Allora, io mi ricordo che fino a 2 anni fa c'era ancora la festa dell'imperatore, il 23 dicembre. Sì, quindi, sì, esatto. Perché ha abdicato l'imperatore, ha cambiato, quindi il giorno del suo compleanno si è spostato perché ha cambiato l'imperatore. Però era carino come coincidesse il fatto della festa, tra virgolette, religiosa, quella dell'imperatore, e quella di Natale comunque abbastanza vicine o prossime, quindi magari per i giapponesi di quest'ultimo ventennio era un attimo più sentita, forse, non saprei, però. No, diciamo, sentita no, dipende solo da come si configuravano i giorni rispetto ai ponti e così via, perché di solito appunto se le vacanze, cioè se queste feste comandate giapponesi capitano al fine settimana, poi le spostano a lunedì dopo, in maniera da dare un po' di tregua a chi appunto sovralavora tutto l'anno, e quindi in generale il lunedì capita spesso che ci siano delle feste nel corso dell'anno. Questa ovviamente è spostata, però appunto dipende poi da come capita il 24 e il 25, perché se le vacanze cominciano il 26, dal 23 al 26 ci sono ben 2 giorni lavorativi, e quindi non è poi così ovvio fare ponte, a seconda però di come si configurava la settimana. Ecco. Sì, io voglio far vedere da una foto, così ci rendiamo conto che comunque Tokyo è addobbata, cioè vediamo qua Hachiko col berretto di Babbo Natale, ok? E quindi comunque cioè, alla fine è una festa commerciale, tra virgolette, Natale per loro. Vabbè, a differenza di noi che è solo religiosa e che tutte i PI non vanno a spendere soldi e espandere. No? Basta solo vedere il cashback di Stato adesso che ce l'hanno dato in anticipo, non... Vabbè, spendete e spandetene, sì, tutti. Dunque sì, cioè, quello che loro hanno è quello che chiamano light up, cioè tutti questi addobbi pseudo natalizi, perché poi sembra di essere in un universo parallelo in cui hai una parte dell'iconografia del Natale, ma non tutta, nel senso che appunto c'hai gli alberi di Natale, c'hai tutte queste luminarie, ma mancano le stelle, le stelle comete, le pale, sì, di Natale e così via. Mancano tutte le parti, sì, sì, mancano tutte le parti religiose. Adesso faccio vedere, a proposito di cuoricini, a Shinjuku c'è questo bellissimo. Sì, appunto c'è Love scritto là davanti, poi dietro vedete tutti gli alberi, questi sono molto bravi, cioè loro decorano, illuminano varie zone, parti e così via con questi giochi di luci e colori, però di nuovo è al di là della simbologia religiosa, è un modo differente di colorare. Noi per esempio abbiamo i festoni più tipo festa paesana che attraversano la via, lì è meno, a parte impensabile nelle vie grandi, ma non si usa fare questo tipo di anche di giochi di colori, è buffo perché appunto è differente, poi trovi i cuoricini in cima all'albero di Natale, il cuore. Ora uno può essere religioso o no, questo è indipendente dal fatto che tu, è come se ti trovi appunto in un universo pseudo parallelo su questo aspetto qui del 25.
Sì, io guarda, un po' mi dispiace non aver potuto vedere il Natale in Giappone perché, cioè, ho visto gli addobbi, tutto quanto, perché comunque rimangono anche abbastanza, fino a fine gennaio rimangono, quindi cioè, li ho visti protrarsi molto nel tempo, ecco, perché più loro secondo me lo vedono come una festa invernale, come dicevi tu, una cosa... Sì, appunto, è la festa degli innamorati, c'era anche questa canzone Christmas Night, non mi ricordo, comunque è una canzone d'amore che riprendeva alcune delle melodie nostre, europee e così via, però era la festa di uno sfigato che non mi ricordo se era stato mollato, non c'era ragazzo, comunque si era ridotto a, appunto, eventualmente, anche se non c'era, andare al ristorante a cena da solo, e quindi era tutto melancolico perché era solo soletto il giorno di Natale. Cioè, io dai manga e dagli anime lo vedo molto che il fatto che sia per fidanzati in Natale, anche i miei amici o amiche là in Giappone me lo dicono: guarda, non facciamo nulla per Natale, semplicemente sì, andiamo fuori a cena come dicevi tu, se va bene, altrimenti ci scambiamo i regali. Quindi, cioè, il Natale per loro è un pre-San Valentino, che poi sarà un mese e mezzo dopo, quindi non è che cambia molto. Sì, forse lì a San Valentino si regala il cioccolato, di solito sono le ragazze che lo regalano ai ragazzi, infatti poi si sono inventati il White Day. Per i ragazzi che lo danno alle ragazze. Il cioccolato il bianco. Regalo, sì, il cioccolato, sì. Cosa avevi capito, Marco? Non lo so peccato che è live, se no ti avrei detto tagliala. Dopodiché è pseudo live. Dopodiché c'è quest'altra cosa buffa che è ce l'hai sicuramente l'immagine del Kentucky Fried Chicken. Dai, sì, adesso lo vado a cercare, quella del Kentucky Fried Chicken, perché eccolo qua, guarda, il colonnello, il mitico colonnello, adesso, anzi no, non lo state vedendo, eccolo qua, il colonnello. Perché Kentucky Fried Chicken è arrivata in Giappone e si è detta negli anni 70, visto che non funzionavano molto, tipo i McDonald's non li vedo funzionare molto, quelle paninerie lì e via dicendo, e, cioè meglio, funzionano ma non come da noi, diciamo, e si sono inventati come faccio a entrare nella cultura giapponese, e ha creato l'usanza di regalarsi il pollo o di mangiare il pollo fritto a Natale, praticamente. Esatto, 24 e 25, 24 soprattutto. Allora, c'è il 24 sera, ci sono queste file. Allora, è vero che il fast food in Giappone è venuto dopo, è venuto in maniera diversa. C'è comunque una discreta diffusione di fast food, non necessariamente appunto questi famosi Burger King, McDonald's e Kentucky Fried Chicken, non necessariamente solo quelli, ce ne sono anche alcuni di livello leggermente superiore, Mos Burger. Vorrei sottolineare soprattutto lotteria. Ah, lotteria, sì. Cioè, di tutti quelli che ho provato, anche se quello è considerato di livello superiore, l'ho trovato decisamente inferiore agli altri. Però, magari sono stata sfortunata. No, nel senso, se ti piace la roba unta e bisunta col l'uovo dentro, ecco, così è perfetto. Se invece anche vuoi qualcosa di più sano. Dopodiché, appunto, questo genio del marketing, che era un dipendente del Kentucky Fried Chicken, negli anni 70-75, si è inventato di dire, ma è tradizione regalare il pollo fritto il 24, che poi, tra l'altro, da noi il 24, essendo vigilia, si mangia il pesce, in teoria non si può mangiare la carne, quindi è ancora più buffa questa cosa. E trovi le file, ma pazzesche, perché poi quando va di moda la cosa, o quando c'è l'evento, loro si mettono tutti in fila rigorosa, indipendentemente da quanto è lunga o no, per prendere, ecco qua, questo qui è il pranzo di Natale, il bucket, il cestino, però 4.000 yen, che sono anche 35 lì, euro, sono 35 euro, cioè con un'insalatina vergognosa, il pollo fritto, che comunque sarà buono, perché il pollo fritto in realtà è molto buono, io adoro quello di Okinawa, dell'Hokkaido, il pollo fritto dell'Hokkaido, che è fritto e rifritto, perché giustamente non ci facciamo mancare nulla dal punto di vista della bontà, e quindi sì. Vabbè, a fritto va bene tutto, di che stiamo a parlare. Chiaro, il pollo è ancora più buono, però appunto la cosa buffa è che questa è l'usanza di Natale, per fare la cena in famiglia, che comunque si fa di meno, se devi farla la fai col pollo fritto del colonnello Sanders, e quindi, ma non è che sia un sacrilegio, intendiamoci, è solo un po' buffo vedere
come questa festa viene considerata in maniera differente da noi. Non è però molto più commerciale di quanto sia da noi, ecco, appunto, anzi forse meno, perché si tende a fare meno regali in quel giorno. Ci sono anche panettoni, pandori e così via, cioè se uno sa dove andare si trovano. È chiaro che però non sono nell'immaginario collettivo con la stessa forza, appunto, del pollo fritto. Un'altra cosa che so che è nell'immaginario collettivo durante Natale è questa, cioè la torta alla panna e fragole che viene regalata tra gli innamorati. Ritorniamo sempre lì, quindi te, lei, sì, io questa non la sapevo, per esempio. Non la sapevi? Ma no, che... questa della torta alla panna e fragole non mi manca. Però insomma torna rosso, sì, anche lì un triangolino ha dei costi veramente proibitivi che rasentano i 15 euro un triangolino, una roba del genere, quindi insomma un minimo di voglia te la fanno anche passare, però il Giappone deve essere tutto bello, preciso, perfetto, quindi sì, diciamo che a parità di cioè, come rapporto prezzo-prestazione forse il dolce si merita di più il costo rispetto al pollo fritto, sì, rispetto a quanto costa all'estero, intendo dire, cioè nel senso che poi se compri una torta da noi i costi sono più allineati. Quello che costa tanto appunto è questo bucket di pollo che fuori non costa, cioè fuori del Natale non costa più di tanto, e poi la cosa folle è la pizza, cioè la pizza in Giappone costa cifre invereconde, 20 euro una pizza, 25. Allora, la pizza io ti posso dire sì, costa veramente cifre indegne, però ho trovato una pizza che avevo mangiato da Napulè, lo segnalo, Napulè a Tokyo, a pranzo costa veramente poco, sono, non dico italiani, ma la qualità della pizza napoletana è italiana, non gli faccio pubblicità, ma semplicemente so che gli italiani amano mangiare la pizza, e anche io, e dopo 2 settimane che mangiavo solo roba giapponese, un minimo di voglia di mangiare una pizza decente mi è venuta, ecco. Ho trovato l'immagine e mo ve la faccio vedere. Che voi lo vogliate o no. Esatto. Eccola, è una pizza, è tonda come da noi. No, ma in realtà appunto a pranzo in generale i ristoranti fanno costi più bassi che ovviamente sì, a cena. Però anche a ordinarla, a portar via o che te la consegnano, anche qua in istituto, spesso si vede il motorino a 3 ruote che consegna la pizza. Sono cifre abbastanza elevate, cioè a quel punto... Per uno straniero, certo, da un po' non ne vuoi più, però di sushi ti sfondi proprio, insomma. Sì, non... di sushi io andavo direttamente dal pescivendolo lì vicino a casa, anzi aspettavo la sera dopo le 6 perché il pesce avanzava e ti faceva gli sconti, quindi portavo a casa delle bette di sushi da 20 pezzi a cifre irrisorie, cioè sì, 6 euro, 5 euro, una roba veramente... Io dicevo, Dio grazie, perché poi tu... Sì, dice... Anche lì è perché appunto loro, anche i supermercati, no, quando devono chiudere, tutto ciò che è deperibile di cibo cominciano a abbassarne il prezzo, prima 20, 30, 50% di sconto, e poi effettivamente te lo porti via veramente a poco, perché poi loro devono buttare tutto, anzi spesso lo mettono nel retro del ristorante o del supermercato, in maniera che poi i homeless o chi non può in qualche maniera usufruirne, anche se non formalmente, perché non lo possono regalare, su tutta una serie di sottigliezze. Però insomma, se siete in Giappone, avete un budget ristretto e così via, andate a pattugliare i supermercati prima della chiusura o comunque nell'ora tarda, anche se chiudono tardi, e vedrete che si riesce a mangiare bene con cifre relativamente ridotte. Però sempre stando attenti alla Nagai, sì, comunque. Allora, io essendo a... l'ho fatto poi vedere anche nei miei vari video, essendo comunque nella zona di Nakano Broadway, la parte interrata sotto, l'unica cosa deve arrivarci comunque prima delle 7, perché alle 7 chiudono già tutti lì, eccetto i supermercati. I supermercati vanno avanti anche fino alle 10 di sera, e comunque hanno gli sconti perché ci mettono la targhettina, sconto del 20% alla cassa, e io alla fine guardavo sempre quello perché c'è comunque sempre tanta roba diversa a sconto, quindi a seconda della giornata arrivavo lì, prendevo e andavo via. Vabbè, ma comunque ritornando a Natale è finito tutto qua praticamente, una festa di innamorati e via dicendo, non c'è nulla.
No, diciamo sì, non c'è nulla. Il presepio certo non c'è, Sì. cioè se devi andare a spiegare cos'è il presepio qua ti devi armare di tanta pazienza, ma poi se sei vicino alla chiesa è chiaro che facevano il presepio, Sì, anche sì, 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 sì. alla chiesa di Fucio, vicino a dove stavamo noi prima, c'era tutto il presepio, tutte le messe, sono le messe di Natale e così via, quindi è chiaro che poi se c'è una comunità cristiana o cattolica quello non cambia niente, però ovviamente è meno sentito dalla maggioranza della popolazione. Certo, E certo. paradossalmente la popolazione, il gruppo più nutrito di cristiani era Nagasaki pre-seconda guerra mondiale, perché appunto poi con lo scoppio della bomba nucleare una grossa fetta della popolazione cristiana che risaliva ai tempi del 600 quando c'era stata la penetrazione dei gesuiti, poi dopo era diventata segreta ed era Sì, per quello che per la analogamente. fine che hanno fatto fare ai gesuiti, va bene, quello è un altro discorso. Esatto, ma anche lì erano motivazioni non dissimili, troppo dissimili da quelle per cui il cristianesimo era stato considerato illegale dall'impero romano nei primi 200-300 anni, perché No, no, appunto. vabbè, il cristianesimo è arrivato lì, gli ha detto tu devi fare come ti dico io, i vari shogun della zona gli hanno detto scusa, ma che cosa vuoi? Qua comandiamo noi, e li ha seccati letteralmente Ma non è tutti. solo quello, il problema fondamentale era che se tu c'hai il monoteismo e il Dio è quello, è Dio e non è l'imperatore, questo crea un po' di problemi alla struttura dello Stato, perché se l'imperatore è divino, la divinità dell'imperatore era accesa, era presente sino alla seconda guerra mondiale, inclusa. Con la seconda guerra mondiale, con la Costituzione, ha dovuto rinunciare alla divinità, ma insomma è chiaro che una religione monoteista veniva sempre vista di malocchio. Così come dall'impero romano, se tu dici no, il Dio è uno solo, anche che rigetto tutti gli dèi, ma l'imperatore successore di Augusto non è Dio, insomma, qualche problemino te lo dà. Si pone. Comunque, visto che abbiamo fatto questo aggancio tra Natale e le feste religiose, la vera festa religiosa in Giappone comunque c'è ed è poco dopo il Natale, giusto? La Pasqua, no, No, la Capodanno. Pasqua. Che Che cattivo che spiritoso che sei siamo. Ma come spiritosissimo siamo oggi. spiriti? È Natale, è lo spirito natalizio che è entrato dentro di noi. No, in realtà è il Capodanno, come tutti Sì, sanno. esatto. Cioè l'analogo del Natale come festa in cui si sta in famiglia, si sta insieme e così via, è appunto la festa di Capodanno o Shogatsu, cioè il primo dell'anno, il giorno giusto, il mese giusto, se uno traduce letteralmente. Alcuni vanno anche al tempio appunto a mezzanotte della notte tra il 31 e il 1 di gennaio, e di solito appunto anche lì c'è una cena con tutta una serie di pietanze tipiche Beh, io il 31 so che si mangia soba. sì, soba, ma anche il mochi. Il mochi, io amo ricordare che il mochi fa ogni anno molti più morti di Fukushima. Perché il mochi è questo riso schiacciato tipo pasta che poi raggiunge una densità pari a quella della stella di neutroni, però è molto buono, riempito poi di varie cose, no? Dalla, Sì. dalla, Aspetta dai che fagioli cerco. rossi, Sì, scusa, stavo cerca facendo tutto. vedere l'immagine di come vanno vestiti i giapponesi a festa durante. Adesso queste Sì, sono esatto. Maiko, però come vanno vestiti a festa provano comunque di mettersi i loro vestiti. Adesso aspetta che tu continua pure a parlare dei mochi che io vado a cercare l'immagine. E quindi il mochi, se si compra al negozio anche fresco, insomma è buono, è molto saporito, molto nutriente e così via. E il punto è che spesso si fa in casa, anche lì, se vedete su YouTube, ci stanno anche quelli che uno batte e l'altro gira il mochi, quindi con una tempistica che altrimenti disintegra la mano, ma i morti non li fa la mano disintegrata dal martello, stranamente lì sono ben addetti a farlo correttamente, perché vengono strozzati, perché il mochi nuovo tende a essere appiccicoso e gommoso, tende a fermarsi nella gola e i vecchietti spesso tendono ad aver bisogno di ossigeno per vivere, e quindi quando questo È gli si una ferma brutta nella. usanza quella di avere bisogno di ossigeno. E quindi, no, io, diciamo, humor nero, perché appunto ogni anno ci sono 3-4 morti, anche più morti di quelli che facciamo noi a Capodanno con i botti. Quindi anche lì bisogna stare attenti, però col mochi quello fresco, eccolo qua, sì, Questo è questo quello è fresco, freschissimo. un mocione. Sì, è un mocione fatto, lo trovate a Nara, l'ho fatto vedere anche nei miei video, è un piccolo localino dove lo fanno e lo creano, alla vecchia maniera, quindi battendo in sincrono in due il tipo che gira la pasta e tutto quanto. Questo è veramente valido, è
vicino all'uscita del treno della Kinzetsu Line, mi sembra. Comunque, vabbè, riguardate un attimo i miei video. Che... Ma comunque si trova ovunque, insomma, più o meno è molto buono, ripeto, però appunto se è troppo fresco, cioè, insomma, state attenti perché... Ma tu a una no? Dipcon ce li hai anche portati, Mochi? Sì, quelli erano dell'aeroporto di Narita, che sono buonissimi, secondo me. Infatti erano molto buoni. E tra l'altro c'è da dire... Adesso non lo so, con il disastro del Covid, ma in generale il duty free degli aeroporti giapponesi è tra virgolette onesto, cioè i prezzi che fanno sono in linea con quello che spenderesti nei negozi non o dell'aeroporto o fuori dell'aeroporto, cosa che magari in aeroporti europei o italiani capita un po' più raramente. Quindi io in generale tendo a portarli un po' a tutti questi mochi o altri dolcetti perché hanno un costo ragionevole e poi sono buoni. L'avevo portati appunto un paio di Dipcon fa, sì. Sono molto buoni, non ti strozzano. No, no, ma infatti erano abbastanza sodi, perché tendono a sfilacciarsi i mochi, quindi quando tu lo deglutisci fa un po' come la mozzarella di bufala filante quando la metti sulla pizza, no? Che ti crea quel cordone che tendi a morire lì. Io una volta ho rischiato, però va bene. Sono sopravvissuto anche a quello, se no vabbè. La mozzarella filante arriva a 4000 gradi, quindi poi ti ustiona anche, sì, vabbè. Tutto. comunque noto con piacere che stiamo parlando per lo più molto più di cibo che delle feste. Ma sì, ecco, ma... però per tornare a Capodanno, sì. Poi c'è la questione dei biglietti d'auguri. C'è un tipo di biglietti si mandano anche prima. Altri biglietti arrivano tutti il primo dell'anno, cioè sono i biglietti dello Shogatsu, tu li spedisci prima eccetera eccetera, però vengono raccolti i biglietti dalle rossi poste. Chiaramente sì, ma sì, comunque possono essere anche le foto, qui ci sono questi, ecco, guarda, qui questi peraltro vengono da Studio Ghibli, perché c'ho alcuni amici che stanno lì a Studio Ghibli e ogni anno ovviamente fanno una cartolina differente e dietro non cioè, tanto lo sai che te adesso che hai fatto vedere queste cose, cioè, c'era della gente che parte con l'invidia pesante nei tuoi confronti. Vabbè, ma loro la storia la sapete, perché appunto sì, li conosco a parte da 20 anni, ma per via della Digital Video, che era la ditta che fa e faceva soprattutto il software per Ghibli, per Miyazaki, dalla principessa Mononoke. E l'altra cosa interessante è che appunto poi c'è una specie di lotteria, un po' tipo il cashback nostro. Ma penso a te. Con il numero, e quindi poi tu... Perché quello è il timbro postale o è il timbro della cartolina? No, allora, il timbro postale, a parte qui per esempio non è neanche timbrato, vedete? Ecco, troppo bianco, ecco. Troppo bianco, sì. Però uno è timbrato e l'altro no. Quest'altra in cui una famiglia manda tutte le foto dei ragazzini, sì, eccetera eccetera, è pretimbrata, nel senso che già costa il prezzo del francobollo, okay, che è questo qua, mentre questo qui sopra è appunto il codice della lotteria. Quindi tra l'altro sì, è già stampato nella cartolina, ma che roba. Sì. Ma dipende, tra l'altro anche lì non ho mai avuto modo di verificare, però insomma c'è anche viene fuori lo scandalo, comunque il problema è che gli impiegati postali sono fortemente invogliati, fortemente esortati a vendere il più possibile di questi biglietti sotto le feste, appunto per Capodanno, e quindi anche lì c'è tutta una specie di bullismo, per cui poi alla fine si ritrovano loro stessi a doverli comprare per raggiungere la quota, eccetera eccetera. Non ho mai avuto modo di verificare quanto questo fosse vero o no. Resta il fatto che poi la mattina ti arriva questo pacco di biglietti, anzi c'era sempre, per rimanere in tema Studio Ghibli, Tonari no Tanaka-kun, i miei vicini Tanaka. Ah sì. Che era molto simpatico, ma insomma molto a vignette, perché era basato su delle strip, e c'era anche il padre famiglia che riceve questo pacco di biglietti d'auguri e poi li divide tra tutti i vari membri della famiglia, e ogni anno gli cronometrano quanto tempo appunto riesce a farlo, per farlo sempre più velocemente. Sì. E quella diciamo è una tradizione molto sentita, è la tradizione per cui appunto poi i postini consegnano proprio il primo dell'anno. Sì, cioè fanno tutto il pacco, non è che arrivano alcuni giorni prima, alcuni giorni dopo. No. Le nostre di Natale, che era usanza una volta, queste qui arrivano proprio, vengono impacchettate e portate tutto il primo gennaio. Beh, sono bravi. Violerebbe il principio di causalità, non sia mai quello. Sì, no, poi i giapponesi con le poste li ho sempre visti molto precisi e puntigliosi sulle consegne, quindi... Sì. Da lì c'è poco da... Sembrano le poste italiane, uguale, proprio uguale. Vabbè, lasciamo perdere questo frangente. Un'altra cosa del Capodanno che è molto più sentita, come
appunto, dicevo, l'ho fatto il video l'anno scorso, sono io che vado al tempio e c'è tutta la folla di gente, questo è il tempio principale, fra l'altro, a Shinjuku, quindi il Meiji Temple, e c'è una fila, cioè io ho dovuto fare un'ora e mezza, mi sembra, di fila per poter stare quei 10-15 minuti lì al tempio. Sì, perché l'entrata è lunga, è tutto lungo, però appunto c'è una fila molto elevata, ovviamente quest'anno vai a capire come si configurerà la cosa, anche se ad Halloween a Shibuya c'era comunque parecchio assembramento di gente, e quindi boh, però quest'anno direi che sarebbe più safe, più sicuro stare lontani, anche se poi anche qua il governo giapponese, nella sua lungimiranza e nella sua perfetta conoscenza dei rischi epidemiologici, ha fatto due bellissime campagne, una GoGo Travel e l'altra GoGo Eat, GoGo qualcosa, in cui una ti incentiva ad andare a mangiare fuori e l'altra a viaggiare, per rifar ripartire l'economia. E quindi poi ovviamente c'è tutta una serie di studi che dimostrano come tutti questi vecchietti anche lì, o anche non vecchietti, ma soprattutto vecchietti che vanno in un pulmino per varie ore, fanno questi viaggi anche bellissimi, anche incentivati dal governo, però tendono anche a contrarre il virus, purtroppo. E quindi... beh, infatti, allora, a parte la situazione del virus, sono scelte che comunque ha fatto anche l'Italia, cioè il cashback attuale e gli incentivi per il turismo di quest'estate, quindi non è che c'è stata... quest'estate è andata bene, non so come mai, però non ci sono stati così tanti casi, adesso però si vedono piazze affollate. L'estate non è che è andata bene, che è stata la base della ripresa della seconda ondata, però qui effettivamente, cioè, loro appunto danno degli incentivi molto elevati per viaggiare, quindi cioè, delle critiche che loro hanno fatto non hanno assolutamente tenuto in considerazione, più che altro hanno tenuto in considerazione il fatto che poi ci sono problemi politici, cioè, ma sono mesi che va avanti questa... Sì, sì, ma infatti ho sentito adesso, stavo leggendo appunto poco fa... Mainichi Shimbun, allora. Sì, il Mainichi Shimbun, esatto. E stavo leggendo che il nuovo primo ministro è già nei guai perché è arrivata la terza ondata lì in Giappone, che mi sembra forse la più grave per il momento. Sì, allora, terza ondata, c'è da dire che noi qui in Giappone, vi sono meno casi positivi di quanti morti ci sono in Italia, con il doppio della popolazione. Quindi comunque, sì, l'onda è la onda, però in un caso da noi, se vuoi, c'è uno tsunami per restare nel lessico giapponese, e qui c'è un'ondina. In Hokkaido la situazione è un po' più seria, perché appunto lì gli ospedali sono un po' al limite della capacità, è sempre stato un hotspot piuttosto duro, poi lì fa molto più freddo, quindi non puoi tenere le finestre spalancate, eccetera. Anche i treni qui in Giappone viaggiano tutti aperti, o comunque con i finestrini parzialmente aperti, anche gli autobus, proprio per facilitare il ricambio d'aria. Però appunto anche i grafici che circolano su internet, se anche sono esatti, guardate bene l'asse delle Y, cioè l'asse verticale. I valori assoluti. C'è anche da dire che comunque fanno pochi test in Giappone rispetto a noi. Sì, ma barano sicuramente. Che barano e fanno pochi test, e che poi sei morto col Covid e non di Covid, e magari neanche lo schieno, tutto quello che vuoi. Però essendo una curva esponenziale, non so se l'avevamo già detto anche alle altre live, essendo una curva esponenziale, tu poi non, fino a un certo punto puoi barare, ma poi dopo più di tanto non puoi barare, appunto, poi i nodi vengono al petto. Se fosse veramente una situazione fuori controllo, o comunque che si avvicina al picco, si sarebbe percepito, visto, appunto. Poi ci sono vari giornali, soprattutto appunto il Japan Times, il Mainichi Shimbun, che sono in generale anti-governativi, o che comunque tendono ad essere molto critici nei confronti di questi quei governi precedenti, quindi l'avrebbero evidenziato. Allora, visto che oramai siamo già alla mezz'ora, vorrei concludere con questa cosa, anche perché abbiamo parlato, abbiamo anche siamo andati su altri argomenti oltre a quello del Natale, del Capodanno, vabbè, perché è normale. Ecco un altro argomento, cioè quello giapponese, cioè il Gundam addobbato a festa per il Natale. Questo qui è del 2017, ho trovato questa foto. E... allora, questo è Unicorn Gundam, che come le trilogie apocrife di Guerre Stellari io tendo a disconoscere. Ovviamente io so più saga classica, però sì, comunque anche lui... Adesso ti vado a trovare anche quello lì. Fra l'altro l'ho fatto movimentato per le Olimpiadi.
Sì, quelle che non si sono tenute, tra sì, l'altro anche che non lì, si terranno, quindi vabbè. Probabilmente non si terranno, anche perché molta gente è contraria, ma comunque i tempi secondo me sono incompatibili con la distribuzione dei vaccini, la riapertura delle frontiere, che peraltro sono ancora chiuse, sì. Se volete venire qui come turisti, al momento non è possibile. Sì, turisticamente parlando è ancora chiuso, sì. Ma anche lavorativamente è complicatissimo. Adesso sta, eccolo qua, ecco. Allora, qui già si ragiona maggiormente. Sì, sì. No, questa l'ho fatta io di spalle, perché quel giorno lì ci siamo beccati una tempesta a Odaiba con i fulmini che scoccavano in mezzo alla strada. Cioè... Beh, però questo c'ha la sua bella figura. Quello che io sì, mi ricordo sì, è sì. Quando lo misero all'inizio, appunto, Odaiba, ora saranno passati forse 10 anni. Era sì. Interessante perché questo, anzi, visto dal basso, dà un po' l'idea della maestosità del robottone. E noi lo vedevamo dalla monorotaia, e effettivamente spiccava il busso in mezzo agli alberi, e quindi lo contestualizzavi un po' come le cattedrali di un tempo, che erano tutte case microscopiche, la cattedrale spiccava e svettava rispetto al resto. Dove la messa adesso, davanti al Gundam Museum e così via, secondo me rende meno l'idea, appunto, della possenza del robottone, anche se il real robot rispetto ai robottoni precedenti. E lo Unicorn è un po' più nuovo, insomma, io sono un po' più scettico. Ecco, magari è chiaro che l'hanno fatto, è bellissimo, eccetera, ma quando hanno fatto vedere Gundam che si muoveva in piena picco del Covid, forse il tempismo non era dei migliori, ecco. Sì, guarda, chiudiamo appunto con queste ultime considerazioni che hai accennato sulle Olimpiadi, perché... non si faranno, secondo me. Il turismo è ancora chiuso in Giappone, infatti io mi stavo interessando, ma non si può entrare solo con visto di studio superiore ai 6 mesi, o 6 mesi, quindi... Sì, sì. Sì, infatti noi dovremmo avere degli studenti, tra l'altro, che universitari, che devono fare la laurea congiunta tra Italia e Giappone, dovrebbero venire. E infatti gli ho chiesto 8 volte, ma siete sicuri che ci avete il visto? Sì, sì. Però sì, è complicato, devi fare 2 settimane di quarantena. Realisticamente, quando ci sarà il vaccino, già sarà tutto più semplice. Però resta il fatto che riaprire in un contesto in cui poi tu hai tutti quelli, non solo gli atleti, ma tutti i team di preparazione, i medici, i giornalisti e così via, in luglio 2021 sembra un po' difficile, però pronti a essere smentiti. Sì, sì, io dico, da quello che stavo leggendo appunto sui giornali giapponesi, loro parlavano di riaprire al turismo per aprile, maggio, da quello anche che si diceva, lì... però... È probabile che vogliano sicuramente far scavallare l'anno fiscale, che appunto scade, loro hanno l'anno fiscale scolastico, accademico e tutto, il 31 marzo finisce e il 1 aprile inizia quello nuovo. Quindi sicuramente questo trimestre che è rimasto dell'anno fiscale è difficile che succeda qualcosa di importante in questo senso. Probabilmente sì, da aprile-maggio è già più realistico. Però da lì alle Olimpiadi, insomma. Ce ne passa, poi vedremo come siamo messi. Noi per questa puntata direi che abbiamo finito, spero che di essere riusciti a tirar fuori tutti i dubbi e perplessità che voi potreste avere sul Natale in Giappone, tantissimi, cioè mi immagino che non ci dormivate la notte, e quindi noi grazie ancora una volta a Marco Casolino per essere stato qui paziente alle mie domande. Grazie a te. Grazie a voi. Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao.